Salve, buon pomeriggio e buongiorno a chi ci segue dall'altra parte dell'oceano. Grazie a tutti eh, per essere qui oggi al secondo incontro dei lunedì della storia culturale. Eh, un ciclo di seminari coordinati da Elena Bacchin e, e, e sottoscritto Ignazio Veca, eh, un ciclo di seminari eh, creato. Da noi in collaborazione tra i Dipartimenti di Civiltà e Forma del Sapere dell'Università di Pisa e del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia all'interno delle attività del Centro Interuniversitario di Storia Culturale. Eh, questi incontri sono anche eh, sponsorizzati dal Progetto di Eccellenza. Eh, I tempi delle strutture dell'Università di Pisa e dal eh, progetto Marie Curie eh, eh, Global Fellowship eh, eh, tenuto da eh, eh, Elena Bacchina tra l'Università Ca' Fosca, Ca Fosca di Venezia e Columbia University. In questo secondo incontro abbiamo il piacere di ospitare la professoressa Francesca Trivellato. Eh, che eh, molti di voi conoscono, ma che comunque mi accingo a presentare rapidamente. Francesca Trivellato è una storica riconosciuta della Prima Età Moderna, i cui interessi e eh, le cui numerose pubblicazioni di ricerca spaziano dalla storia italiana alla storia degli ebrei, con particolare attenzione ai temi del commercio, della cultura e degli scambi economici in una prospettiva transnazionale e di storia globale. Si è formata in Italia all'Università di Venezia, sotto la guida di Giovanni Levi, ha ottenuto poi due dottorati di ricerca, il primo all'Università Bocconi di Milano e il secondo, se non sbaglio, alla Brown University, Rhode Island, eh, sotto la supervisione di Anthony Molo. È stata assistant professor e poi uh, Frederick Hills e Barton Briggs professor alla Yale University, prima di approdare come Andrew Mellon professor alla prestigiosa School of Historical Studies dell'Institute, For Advanced Study di Princeton, New Jersey. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordo il più volte premiato The Familiarity of Strangers, The Sephardic Diaspora, Livorno and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period, uscito uh, nel 2009, eh, tradotto sia in italiano per la casa editrice Viella col titolo Il commercio interculturale. E nel 2016, lo stesso anno, è uscita anche una traduzione in francese per l'édition du Seuil, dal bel titolo Corail contre diamant de la Méditerranée à l'Océan Indien au XVIIIe siècle. Più di recente si è dedicata al tema di cui ci parlerà oggi, e da quello che ci diceva è la prima volta che, che ne parla in Italia, eh, e cioè alla leggenda relativa all'invenzione della lettera di cambio in età moderna su cui è uscito recentissimamente nel 2019 un volume per la Princeton University Press, dal titolo The Promise and Peril of Credit, e la cui traduzione italiana eh, attende la pubblicazione eh, per la casa editrice La Terza. E quindi con viva soddisfazione e grande interesse che sia io che Elena siamo lieti di accogliere la professoressa Trivellato nel quadro di questi lunedì della storia culturale. E per ascoltare il suo seminario ricordo dal titolo Una leggenda dimenticata sulla nascita del capitalismo ebrei, finanza e la mano invisibile grazie ancora a tutti e grazie alla professoressa Trivellato per aver accettato questo invito e le do volentieri la parola sono io che vi ringrazio moltissimo vi faccio anche molti complimenti sia a Elena Bacchin che a lei per questa iniziativa, già cioè ringraziarla per le uh, gentili parole. Uh, mi fa molto piacere questa occasione e anche questo invito, anche perché mi dà uh, l'opportunità di confrontarmi con uh, vedo molti amici, colleghi e... E altre persone che ancora non conosco anche se tramite questa interfaccia da lontano a cui ormai siamo tutti abituati perché eh, durante la uh, ricerca e la stesura di uh, questo volume che, di cui ora uh, avrò uh, l'onore di, di parlarvi um, anche se il soggetto è in apparenza poco italiano però c'è una una grossa letteratura con le profonde radici italiane, mi sono così confrontata meno del solito con, con colleghi italiani e sono molto curiosa, mi preme capire un po' come alcune riflessioni e proposte possano essere colte anche nell'ambito accademico italiano. Come diceva Ignazio, il volume ora volevo condividere lo schermo il volume è uh, uscito uh, lo vedete si vede interamente ok è uscito nel 2019 in inglese e salvo ulteriori uh, ritardi dovrebbe essere in, in, in inizia, uh, a settembre e, uh, la ricerca che sta alle spalle di questo studio uh, iniziò nell'ormai lontano 2008 Dall'incrocio di due elementi molto diversi. Eh, da un lato eh, ci fu l'incontro del tutto girtuito e inaspettata, che presto divenne una mia ossessione. Dall'altro eh, ci fu uh, un'esigenza storiografica che covava da qualche tempo, che mi sentirei di descrivere come. Generazionale, ma sulla quale sono molto curiosa di sentire le vostre generazioni. Inizio da questo secondo punto per poi riallacciarmi all'oggetto di studio. Ho l'impressione che uno degli effetti collaterali nel bene e nel male, dell'ascesa della storia globale sia stato quello di avere spazzato via un frainteso che si era annidato. Nella, nel dibattito storiografico e eh, mi riferisco alla confusione tra post-strutturalismo, linguistic turn e alle guerre, spesso con fucili puntati su bersagli un po' sfocati. Tra i sostenitori di un certo positivismo e quelli della storia delle rappresentazioni. Dibattiti che furono per un certo periodo laceranti, che portarono in alcuni ambiti della disciplina ad alzare barricate gli uni contro gli altri, e eh, che eh, in realtà. Eh, per alcuni di noi già negli anni 90 e certo agli inizi di de, questo secolo, eh, si erano affievoliti per chi appunto eh, nella mia generazione non, non sentiva il bisogno di schierarsi eh, in un campo di battaglia eh, o nell'altro. Oggi poi questa polemica eh, ha perso di vigore, ma eh, anche chi non la vedeva con troppo di buon occhio mi sembra... Posso ammettere che ne stiamo pagando un po' il prezzo, nel senso che si è dileguata, eh, però perdendosi per strada senza trovare una vera risoluzione e senza che se ne siano fatti veramente i conti. Quando, appunto, nel 2008 eh, mi, trovavo nella, mi trovavo nella felice condizione di essere stata recentemente assunta in modo permanente e uh, decisi che avevo da poco, insomma l'avevo finito in quel momento, stavo proprio correggendo le bozze di quello che era, uh, come ha ricor gentilmente ricordato Ignazio Veca, uh, Familiarity of Stranger, e decisi che invece di continuare a dedicarmi alla, alla così, la storia globale in nuce che c'era in quel libro, una, non, non padroneggiando alcuna lingua extraeuropea, uh, mi sembrava quella non fosse una buona strada. Penso che la storia globale vada fatta da chi possa uh, farla in modo più genuino di come chi ha solo un, un training da europeista sia in grado di farlo e um, che sarei piuttosto tornata a occuparmi di una storia più tradizionalmente europea, però questa volta ampliando le mie competenze disciplinari e provando a instaurare un dialogo tra storia socio-economica da un lato e storia culturale delle idee dall'altro. Questo è quello che mi interessava. E uh, occuparsi di credito è inevitabile, questo è inevitabile perché uh, il credito non consente di separare realtà da rappresentazione, non lo consente oggi e tantomeno quando ci si occupa del periodo premoderno, quando gli strumenti di quantificazione del rischio erano molto meno attendibili uh, per coloro così, in questo gruppo che non sono pre, eh, dei modernisti vi ricordo che prima dell'invenzione del telegrafo a metà dell'ottocento le notizie fossero orali manoscritte o a stampa mh, viaggiavano alla stessa velocità degli esseri umani che è una cosa difficile, quasi impensabile oggi, no? E fino all'adozione del ciclo di credito, anche quella è un'immagine della metà dell'Ottocento: eh, la valutazione della floridezza di una casa di commercio era pressoché inseparabile dal giudizio morale di quelli che ne conducevano i traffici. E ovviamente eh, prima dell'uguaglianza giuridica degli uomini ebrei, prima dell'adozione del suffragio universale per le donne, della lotta per i diritti civili tuttora in corso per le minoranze, non esisteva un concetto di uguaglianza legale che in campo economico significa eh, come minimo uguaglianza di poteri contrattuali. Non tutti gli individui potevano firmare gli stessi potevano avere gli stessi diritti proprietari. Dunque, in età moderna, lo statuto legale di un individuo era definito per lo più dalla nascita a seconda del genere, del rango, della religione di appartenenza e condizionava le attività e l'indipendenza economica della persona. Quindi, inutile sorprendersi se in un tale contesto storico il mondo del credito fosse inseparabile da quello della moralità, del pregiudizio, del timore del complotto e così via. Ed ecco perché eh, la storia del credito mi pare un decennio fa, e ne rimango convinta, un terreno particolarmente fertile per far dialogare storiografie che se ne occupano da decenni come minimo, eh, ma spesso con strumenti e con presupposti. Tra loro molto diversi, la storia dell'azienda e della finanza, ovviamente, la storia del pensiero economico, ma anche la storia delle religioni, degli ebrei, di altre minoranze, la storia del capitalismo e della modernità, come definite dalle tradizioni delle scienze sociali. Ora mi rendo conto che queste premesse e considerazioni generali siano terribilmente astratte, anche un po' pretenziose. Quindi Uh, passo ad illustrarvi le uh, tappe e alcune conclusioni della ricerca. Come dicevo, nel uh, 2008, che incidentalmente erano proprio i mesi in cui uh, iniziava la grande recessione, che poi si, no, si dimostrò la più grande recessione mondiale dal 1929 in poi, mi imbattei in quella che divenne presto un'ossessione che Stavo rileggendo alcune pagine di uh, Le Parfait Négociant di Jacques Savary, che è il manuale per mercanti che ebbe maggior fortuna in tutta l'Europa moderna, non solo nella Francia uh, di antico regime. Uh, ce ne sono talmente tante edizioni, traduzioni più o meno affidabili, plagi e così via, uh, che uh, non sempre è difficile. Insomma, sempre difficile trovare l'edizione giusta, eccetera, e dovevo volevo verificare la prima edizione del 1675 e scorrendo varie, varie, varie pagine, mi imbattei in un capitolo che non avevo mai letto. È un volume corposo. Qualsiasi storico economico o l'ha letto tutto o ne rilegge qualche pezzo varie volte, no? Il capitolo che si intitola De l'origine des lettres de change et de leur utilité pour le commerce, nel quale si legge che le lettere di cambio furono inventate dagli ebrei che furono cacciati dalla Francia sotto certi specifici re, da Filippo Augusto, Filippo il Lungo, in specifiche date. Questi ebrei sono quel genere di persone che hanno uno spirito infinitamente attento al guadagno, al profitto, quindi eh, no, questa era un'invenzione piuttosto maligna. Dopodiché l'invenzione non si ferma lì, no? Allora gli italiani lombardi, cioè sono i eh, banchieri cristiani del Medioevo. Giudicarono l'invenzione delle lettere di cambio ottima per aggirare le usure e i ghibellini cacciati dall'Italia dalla fazione dei Guelfi, un po' approssimativa come storia medievale, una volta insediatesi ad Amsterdam, molto approssimativa, si servirono di questo mezzo, sull'esempio degli ebrei, per ritirare i propri effetti che avevano lasciato in Italia. Quindi questa uh, inven presunta invenzione ebraica migra e diventa un mezzo di pagamento di tutti i banchieri cristiani europei. Poi il, il commento continua e a un certo punto si dice che non c'è più nulla di più utile allo Stato e al pubblico dell'uso delle lettere di cambio, quindi non è una condanna di questo, di questo strumento di credito. Ma bisogna anche riconoscere che non c'è nulla di più pericoloso di questo commercio, che produce una grande quantità di usura e di fallimenti, quando banchieri, mercanti e negozianti lo praticano con bramosia e imprudenza. Qui non si dice quando specificamente, no? non si dice un tipo di infrazione, con bramosia e imprudenza. Ora, eh, questo mi colpì moltissimo perché era ormai una decina d'anni che leggevo di ebrei e commercio e questa storia non l'avevo mai eh, incontrata. Per fortuna eh, mentre la leggevo mi trovavo eh, a, accanto a un computer che era collegato al mio sistema universitario e avevo dunque l'enorme privilegio di poter accedere a un database elettronico. Eh, che eh, raccoglie molta, moltissima della letteratura economica del periodo moderno, si chiama The Making of the Modern World, uh, cosa che faccio notare per due motivi. Il primo è uh, perché uno degli scopi di questo, di questo libro um, è un tentativo di destabilizzare l'impianto tradizionale della storia del pensiero economico con i suoi autori canonici, le divisioni in periodi, temi e scuole e eh, questi database elettronici eh, sono ironicamente eh, particolarmente efficaci a questo scopo e eh, secondo perché questi database sono costosissimi, quindi la storia globale non è l'unica delle eh, imprese storiografiche ad essere molto costose l'investimento le, le humanities uh, uh, è molto costoso e perché alcuni, cioè non tutti, ma questo in particolare è prodotto da una ditta privata, Gale, e però ha un vantaggio incomparabile di non partire da una definizione moderna di economia e, e anche di affiancare quindi uh, Numeri, un gran numero di testi che oggi diremo di cultura alta e di cultura bassa, e anche di avere una buona qualità di riconoscimento automatico dei caratteri a stampa, e quindi consente <ride> di fare delle ricerche per parola chiave. Ed infatti eh, mi misi a fare in questo database una, una ricerca per parole chiave, lettres de change e juif, negli stessi testi, e eh, dopo alcune ore. Uh, identificai un testo che uh, mi sembrò oh, con ogni probabilità uh, potesse costituire uh, qualcosa che Savary aveva letto, un testo che né io né nessun altro collega uh, aveva mai sentito, uh, così aveva mai incontrato, un testo intitolato «Io coutume de la mer, usi e costumi del mare» di uh, tale Etienne Clerac, che l'ha firmato all'interno della nella dedica. E eh, questo testo eh, contiene una versione ancora più bizzarra della stessa storia. Si dice che le assicurazioni marittime, che poi vengono tolte da Savary, e la lettera di cambio furono sconosciute all'antica giurisprudenza romana e sono l'invenzione postuma degli ebrei, secondo l'opinione di Giovanni Villani nella sua Storia Universale, nella cronaca fiorentina. E eh, poi ci sono sette pagine. Di dettagli, molto di, di narrazione sudostorica, molto che, che Savary poi condensa. Queste sette pagine sono apposte a commento di un testo che Rac ripubblica eh, in vari testi legislativi, in questo caso una raccolta di norme sulle eh, assicurazioni, che era stata pubblicata precedentemente a Ruenn, e questo è il suo commento. Appunto, come detto, ci, ci vuole poco a identificare questo testo, ci vogliono poi molti anni per decifrare il significato del commento, come minimo, bizzarro eh, di, di Clerac. Eh, un testo che risultò essere di, stato all'epoca di enorme successo, anche se poi caduto nel dimenticatoio, io dalla seconda edizione. Um, ampliata, che era più diffusa nelle biblioteche, uh, fu uh, stampata in come minimo 1200 esemplari, che è un numero altissimo per un testo di contenuto non religioso della metà del 600, e uh, così per molto tempo per studiarne l'eredità, le implicazioni di questa storia e anche le motivazioni per cui questo racconto. Uh, è stato poi espunto dalla storia del pensiero economico a partire dalla metà del XX secolo, quando, uh, come cerco di dimostrare nel libro, ne era stato prima un perno. Ovviamente non c'è un briciolo di verità eh, nella uh, storia secondo cui gli ebrei medievali cacciati dalla Francia inventarono le lettere di cambio, né è vero, al contrario di quello che afferma Villani, che. Uh, Uh, Villani, ha quello al contrario di quello che afferma Clerac, che Villani sostenne mai questa, uh, questa cosa. Se volete, ho alcune congetture sul su motivo per cui Clerac attribuì uh, questa, questa teoria a Villani, e cosa complicata perché questa è l'unica uh, citazione non. Uh, non una citazione errata in tutto il commento nel quale ci sono moltissime citazioni comunque dopo lunghe ricerche salvo sorprese mi sento di poter dire che eh, questo testo del 1647 pubblicato a bordeaux eh, è la prima versione a stampa di questa narrazione fantastica e se ne fosse esistita precedentemente una versione orale ovviamente non possiamo saperlo. Ma sappiamo molte altre cose, a partire dal fatto che per almeno 250 anni, di lì in poi, questa idea divenne talmente diffusa da formare quella che ho chiamato una leggenda. Dopo Savary la ripeterono moltissimi... Pensatori, alcuni del calibro di Montesquieu è chiaramente, chiaramente parte di un'allusione eh, che ne fa Marx, eh, ma soprattutto è diffusa in un'amplissima gamma di testi minori. Ispirò anche delle risposte eh, contrarie volte a demolirne la tesi a, a riprova di quanto, di quanto importante era. La prima confutazione. Venne pubblicata addirittura nel 1690, uh, ma ne scalfì appena appena uh, la forza. E eh, sappiamo che per, per, per forza un gran numero di studiosi moderni dal dopoguerra in poi deve aver incontrato, così come mi ci sono imbattuta io, uh, questa, questa, questa storia. E eh, con l'eccezione di Albert Hirschman, nessuno se ne è curato, ma neppure Hirschman l'ha presa molto sul serio. Uh, Clerac è una figura storica, visse, uh, nacque, uh, visse, morì a Bordeaux, uh, dove frequentò una delle migliori scuole umanistiche del Regno, poi si laureò uh, in giurisprudenza e uh, per tutta la vita esercitò la professione legale. Era uh, un fedele cattolico monarchico. Cosa che lo distingue un po' dai colleghi, la maggior parte degli avvocati, non la maggior parte, ma molti avvocati <coughs> uh, a Bordeaux e nell'area avevano in quel momento, in quel periodo, uh, abbracciato la fede ugonotta e suo figlio era diventato un leader frondista. Tant'è che uh, andò in autoesilio, e questo uh, probabilmente ha una grossa influenza sulla. Su alcune delle motivazioni che spinsero Clerac a scrivere e a abbracciare questa, questa sua operazione uh, di ascesa sociale attraverso la scrittura. Comunque, quello che conta in, questa, in questo breve riassunto è il fatto che, mh, dal frontespizio, dalla dedica, già si nota che uh, Clerac è un autore che uh, non può, cioè è, è chiaramente. Non è un oppositore del commercio in quanto tale, tutt'altro. Eh, e ce n'erano abizi zeffi all'epoca, quindi questo è importante. No? Eh, si vede nel protespizio, eh, cioè il libro lui lo dedica alla eh, regina, la madre di Luigi XIV, durante la, eh, la minorità di Luigi XIV, questo è lo stema di Anna d'Austria e eh, sceglie come motto. Un motto latino, un uh, darum terraque potens, potente signore del mare e della terra. Quindi, uh, <coughs> tutto il volume uh, è una raccolta di normative per le norme, per, il, la, per la conduzione del commercio marittimo. Uh, volte ad aiutare la corona nella sua espansione marittima. E nella nella <coughs> dedica, uh, una delle, delle motivazioni che lo spinge a scrivere, lui dice: quella di uh, conferire maggior rispetto ai figli di Nettuno, che sono sempre stati trattati. Uh, come, come rozzi ed odiosi rispetto ai figli della terra, quindi in questa costruzione ideologica del feudalesimo, siamo a metà Seicento, quindi nobilitare uh, i, il, la popolazione che lavora, la gente del mare, i figli di Nettuno, uh, rispetto a quelli che lavorano sulla terra. E appunto l'altro obiettivo è quello di fornire ad avvocati come lui che si trovano a giudicare sentenze. Uh, senza avere una conoscenza diretta del commercio marittimo, uh, a spiegare la fu il funzionamento delle polizze assicurative, delle lettere di cambio, che sono strumenti che ormai fanno parte uh, quotidiana di questi, <coughs> di questi scambi. Le lettere di cambio, probabilmente molti di voi uh, hanno sentito parlare di questi strumenti, sono degli strumenti che nascono dalla rivoluzione commerciale del Medioevo. Sono degli ordini di pagamento. Eh, dal, dal punto di vista materiale, ne, 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 ne rimangono poche negli archivi no? perché sono molto effimere. Eh, sono delle striscioline di carta. Questa è una delle più leggibili in assoluto. Di solito scritte con delle grafie molto, molto più difficili da decifrare: eh, in cui si danno degli ordini di pagamento, la versione diciamo per. Uh, questo è un grafico che traduce quella lettera di cambio in cui uh, si dà l'ordine, no? di solito è una, un ordine di pagamento che coinvolge quattro uh, individui o quattro partiti, quattro attori, uh, per, dare, per, tra se, per trasferire, invece che um, delle monete che possono essere confiscate o perdute, uh, da una città all'altra. Altro, no? Questo sia per uh, saldare dei debiti che per trasferire dei uh, pagamenti allo scopo di importare delle merci. Questa è la forma principale originaria delle lettere di cambio che nascono uh, durante il Trecento e poi uh, si evolvono. Per uh, comprendere il retroterra uh, delle riflessioni di Clerac. Uh, Bisogna uh, pensare che uh, durante il Cinquecento, diciamo, soprattutto durante il, il secolo precedente al, al testo pubblicato da Clerac, erano, uh, diffusi, erano diffuse le, le, le fiere di cambio, che sono delle fiere durante le quali si svolgevano delle operazioni speculative che non avevano nulla a che fare con il commercio. Cioè, queste lettere di cambio venivano acquistate vendute. Speculando uh, su l'arbitraggio uh, dei cambi, sul diverso tasso di cambi che uh, c'era tra diverse località. Uh, questo, diciamo, è primo esempio di quella che oggi chiamiamo la finanziarizzazione cioè il divorzio tra finanza e la cosiddetta economia reale queste erano delle, delle fiere che coinvolgevano solo i mercanti banchieri più specializzati e con maggiori relazioni internazionali eh, nelle quali si conducevano operazioni finanziarie molto complesse alcune si chiamavano patti di ricorsa alcune si chiamavano cambio secco e con questo nome cambio secco uh, si indicavano uh, delle operazioni di cambio fittizie per esempio che celavano un mero prestito uh, dietro una serie di conversioni di valute di valute straniere nel 1582 lo scrittore fiorentino bernardo de banzati spiegò la ragione di questo nome ricorrendo a una metafora corporea. In una società mercantile in buona salute, spiegava l'Avanzati, la lettera di cambio a quattro parti, che è quella che, originaria no? che vi ho appena, vi ho appena illustrato in quel grafico, uh, equivaleva eh, alle vene che facevano scorrere il sangue, cioè il denaro. Necessarie allo scambio delle merci, agendo, dice lui, nel universal beneficio. Al contrario, cambiali negoziate contro altri cambiali seccavano, ovvero prosciugavano il sangue nelle vene, perché esse non servivano, cita, qui, qui cito, al comodo della mercanzia, ma solamente all'utile del denaro. In questo trattatello, uh, D'Avanzati riassumeva così eruditi dibattiti tra teologi morali e canonisti che definivano questi cambi fittizi uh, qualsiasi forma, di, che non cioè, qualsiasi forma di, di cambio che non implicava una remissione del denaro era un tono, usava questo tono moralizzante, ispirato a una sorta di nostalgia per i bei tempi andati, quando i mercanti in teoria si occupavano di merci invece che di speculazioni finanziarie. E eh, questo lo ascrive a una lunga serie, di, una lunga genealogia di illustri commentatori che va da Aristotele ad Adam Smith, che contrappone l'industriosità del commercio dei beni al carattere parassitario della finanza. Ma il tono moralizzante di Devanzati era ormai obsoleto, nel senso che eh, nel frattempo la realtà del commercio dei campi aveva reso il distinguo tra remissione di pagamenti e speculazione sempre più dabile. Ed è per questo, nella mia lettura, che eh, Clerac, che conosceva benissimo i testi di teologia morale, che tra l'altro lui cita, Uh, diede invece corpo e voce alla leggenda dell'invenzione ebraica delle lettere di cambio, una leggenda uh, il cui successo fu dovuto proprio al fatto che non tracciava una linea netta tra comportamenti accettabili e altri riprovevoli tra lettere di cambio legittime e inammissibili, no? come facevano i teologi che dicevano questo si può fare e questo non si può fare, bensì suggeriva un passato oscuro, eh, un passato eh, in cui gli ebrei la avevano, eh, avevano avuto a che fare con questa origine e quindi ne. ne ne avevano inquinato le origini inqui, e, e dunque insinuava possibili ignomie senza definirle chiaramente. La leggenda non era, ripeto, l'espressione di posizioni intransigenti contro la volontà del commercio in tutte le sfere eh, della vita sociale e politica, era piuttosto il sintomo dello sforzo di Sisifo, che ancora ben conosciamo, di moderare l'avanzare irruento della finanza. Senza sapere bene come contenerlo. Ne fu una coincidenza che la leggenda venne data alle stampe per la prima volta a Bordeaux, a metà 600, l'unica regione dell'Europa moderna dove il cripto-giudaismo era stato istituzionalizzato. Cosa vuol dire? Eh, vuol dire che nel 1550 la corona francese invitò quegli ebrei che in Spagna e in Portogallo erano stati obbligati a convertirsi al cattolicesimo, ad insediarsi nel sud-est della Francia sotto la locuzione di mercanti portoghesi, locuzione che compare nel decreto, nella, nella terminologia ufficiale del decreto della corona anche se ovviamente tutti eh, sospettavano e sapevano che, di questo passato. Uh, questo uh, decreto che invitò uh, i, i fuggiaschi iberici a passare il confine e insediarsi nella, nel sud-est della Francia diede uh, luogo a un processo di uh, acculturazione dei nuovi cristiani a Bordeaux, uh, Vedo che nel pubblico ci sono molti che conoscono molto bene questo, questo fenomeno. Ma per chi ne è meno a conoscenza, ho selezionato un'immagine che non è di Bordeaux, in verità del, viene del, del ghetto di Venezia, ma in un certo senso, dal punto di vista della visualizzazione, è quella che. A mio modo di vedere, cattura meglio che cosa acculturazione possa visualmente, dal punto di vista visivo, voglia dire. Uh, sono uh, mercanti ebrei o nuovi cristiani che uh, sono profondamente integrati uh, nella, nella società circostante. Questo è un contratto di matrimonio stilato, come vedete. Dopo, ben dopo che la pratica del giudaismo era, dell'ebraismo era stata uh, consentita, infatti è un, un, un contratto scritto come in aramaico, come uh, prescritto, uh, però uh, se vedete le firme ce n'è solo uno in ebraico, cioè comunque anche dopo la fine, uh, anche una volta che gli ebrei uh, si trovarono a poter... Uh, <coughs> Contrarre matrimoni secondo il rito ebraico, comunque avevano perso familiarità con la tradizione eh, e la ebraica e questo progetso, processo di acculturazione aveva lasciato del, tra, dei segni molto profonde. Questo è importante nel senso che eh, le linee di confine tra ebrei e cristiani erano da un lato molto profonde e dall'altro molto labili. E l'arrivo dei, dei cosiddetti mercanti portoghesi nella regione di Bordeaux, si di Bordeaux si innestò in un periodo di profonde trasformazioni della società commerciale francese, che è stato poco studiato, devo dire. Uh, già a partire va, segnal va segnalata la scelta del titolo che Savary diede al, al suo trattato. Lo chiamò le, le parfait négociant, che non è una parola casuale ed è molto diversa dal parfait marchand. Il marchand era un commerciante che era obbligato ad essere membro di una corporazione di mestiere. Il négociant non era solo un mercante che si occupava di mercato internazionale, ma era anche un mercante che eh, non necessariamente era iscritto a una comprovazione, ma era riconosciuto dalla società circostante in quanto tale. Questo eh, voleva dire che col tempo anche un nobile, un abate, un ebreo, poteva, un ebreo che non poteva essere ovviamente iscritto a una corporazione, poteva venire designato come negociante. Questo Segna un periodo di debolezza delle corporazioni, di fluidità dei ranghi sociali. Infatti, eh, Savary è tra gli autori a favore della, del coinvolgimento dei, mercati, dei nobili nel commercio. Questo eh, fa parte di un, di un lungo processo perché eh, nel Cinquecento, allo scopo di arginare la crescita del prestigio delle ricchezze eh, dei mercanti e degli uomini di legge, in Francia si era eh, irrigidita la cosiddetta loi de dérogance che privava eh, dei loro privilegi, comprese le immunità fiscali, quei nobili che si dedicavano alle arti meccaniche, all alle attività commerciali, alla pubblica eh, amministrazione. Tant'è che nel 1610 un giurista... Uh, condannava, uh, ripeteva che tutti quelli che esercitavano questo elenco di, uh, di occupazioni uh, perdevano la loro nobiltà eh, spiegando, um, dando come ragione il fatto che il guadagno, è, eh, è quando il guadagno è vile e sordido, deroga alla nobiltà cui spetta di vivere di rendita e comunque sia di non uh, vendere la propria fatica e il proprio lavoro. Questo era il principio cardine di questa loi des de Rogèces. Ma eh, il profitto derivante da, eh, infatti, eh, secondo, secondo l'oiseau, eh, la banca e il commercio erano particolarmente desdicevoli, no? E quindi i mercanti erano a un gradino molto basso della gerarchia del terzo, del terzo grado, eh, ma eh, sia ad avanzati se, 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 che, che l'oiseau rappresentavano il passato non il presente e tantomeno il futuro. Dopo un tentativo solo parzialmente riuscito di riforma nel 1629, un editto reale del 1668 creò la sospensione, cioè proprio sospese la loi de la per il commercio marittimo, anche se non per quello terrestre, dunque eh, i nobili poterono investire in alcuni Uh, traffici marittimi e alcuni anni dopo nel 1604 uh, anni dopo nel 1673 uh, le famose ordonnance du commerce uh, uh, equipararono chiunque firmava una lettera di cambio ai mercanti una norma che come commentò un giurista Uh, secondo cui eh, scrisse: Persino nobili, detentori di cariche ed ecclesiastici, secondo questa norma, perdevano la loro qualità, ovvero il loro lango. Questo è molto importante perché uh, spesso gli storici si soffermano uh, su un pamphlet del 1756, la che si intitolava La noblesse commerçante che esortava i nobili ad abbandonare antichi pre preconcetti e investire le loro fortune nel commercio, ma eh, quello che voglio, su cui voglio insistere è che questo pamphlet non fu che una scossa di assestamento uh, rispetto a un terremoto che era iniziato più di un secolo prima. E non bisogna sottovalutare questa lunga e difficile fase di transizione Durante la quale status e contratto convissero nella gerarchia legale della società di antico regime, una fase che credo sia il preludio necessario a comprendere, tra l'altro, molte delle contraddizioni del liberalismo. A partire dalla metà del Seicento, la corona francese mise in discussione un aspetto nevralgico dell'aspetto giuridico e ideologico della società feudale, un tradizionale disprezzo per le professioni manuali e il commercio. Ma così facendo creò un'istituzione nebulosa per la quale occorrevano sia nuove norme scritte che una nuova moralità condivisa. E fu lì che entrò in gioco il volume di Clerac. Uh, fu a questa esigenza che si deve la sua straordinaria fortuna. Perché per un professionista di formazione giuridica come Ferrac il progetto intellettuale di conferire rispettibilità al commercio e alla navigazione era indispensabile allo, allo sforzo di ricapitolare le norme di legge che assicuravano lo svolgimento di tale, atti tale attività. Però questo sforzo si sviluppò nella consapevolezza che le norme giuridiche sono uno strumento necessario, ma insufficiente per tenere a freno le astuzie dei mercanti. Con il pessimismo tipico del mercantilismo dell'epoca nei confronti del carattere dei mercanti, Clerac concludeva che tutti mettevano il guadagno personale. Davanti a quello collettivo e non trovava istituzioni in grado di limitare le frodi dei mercanti. Ma se né l'interesse personale né le norme di legge erano in grado di tenere i mercanti in riga, che cosa poteva riuscir riuscirci? E al posto di una risposta diretta, di una norma specifica, di una norma legale offrì ai suoi lettori la leggenda dell'invenzione della lettera di cambio da parte degli ebrei. Un racconto che nel testo in cui emerse godeva di una valenza sia simbolica che prescrittiva che oggi penso ci potrebbe facilmente sfuggire ed è per questo che eh, molti eh, ci prestarono poca attenzione. Clerac non screditò i mercanti in generale, no? Tant'è che Uh, dichiarava molto rispetto per quelli che scriveva i mercanti onorevoli che praticano lealmente e in buona fede il loro commercio di denaro come persone da bene, Jean de Bien, Ma questo slancio pedagogico lo portava sempre allo stesso punto. I mercanti degni di stima, scriveva, sono l'opposto di ebrei, lombardi, carorsini e bancarottieri. L'invisibilità delle cambiali che spostavano somme di denaro da un lato all'altro della terra e creavano valore astraendolo da quello materiale si sovrapponeva alla presunta invisibilità degli ebrei, concepiti come una presenza capillare e influente, ma anche nascosta e indecifrabile. La leggenda 6:16 sull'invenzione delle lettere di cambio da parte degli ebrei medievali si nutrì di questa duplice percezione. Il suo persistere va cercato nelle tre articolazioni storiche che la pretesa invisibilità degli ebrei venne assumendo nella cultura europea nel corso dei secoli. La prima, frase, la prima fase emerse in seguito all'ondata dei battesimi semicoatti di numerosissimi ebrei spagnoli, a ridosso delle violente ostilità scoppiate contro di loro nel 1390-91. Da questa ondata di battesimi nacque tra le autorità civili ed ecclesiastiche un'ossessiva volontà di distinguere tra i cosiddetti vecchi cristiani e neoconvertiti, che portò alla creazione dei cosiddetti Statuti della Purezza di Sangue e della nuova, più centralizzata, potente Inquisizione. E lì a breve le conversioni forzate seguite dai decreti di espulsione degli ebrei emanati dalla corona spagnola nel 1492 e portoghese nel 1498 non fecero che acuire questa paranoia istituzionalizzata di chi era sospettato di essere un cripto giudeo. La seconda tappa creata dalle tensioni, sc tensioni scaturite dalla percezione da parte cristiana di una invisibilità ebraica coincise con l'età della controriforma, quando invisibilità voleva dire anche insincerità religiosa, dissimulazione. Se nell'immaginario cristiano il nesso tra infedeltà religiosa ed economica degli ebrei era un riflesso condizionato, abbiamo visto che esso trovò un'incarnazione istituzionale a Bordeaux, dove il cripto-giudaismo Fu tollerato dal 1550 al 1723 e dove i cosiddetti mercanti portoghesi erano tollerati ma continuamente sospettati, vuoi per motivi strumentali da parte di chi li vedeva come rivali nel commercio, o per autentico zelo religioso da parte di molta della popolazione e della gerarchia ecclesiastica, e non a caso ho voluto suggerire fu lì. Che la leggenda venne data alle stampe nel Seicento. L'ultimo atto, il più radicale e il più drammatico nell'evoluzione storica della presunta invisibilità ebraica, prese le mosse dall'emancipazione, cioè dal conferimento dei pieni diritti civili e politici agli ebrei. La prima tappa di questo processo avvenne in Francia nel 1790-91 e, come altrove, fu seguita dall'emergere di teorie naziste pseudoscientifiche che mirarono a introdurre nuove gerarchie laddove la parità legale e il processo di democratizzazione avevano iniziato a smantellare i distinguo giuridici. Questi mutamenti ispirarono più o meno direttamente anche le interpretazioni della storia economica ed ebraica di grandi pensatori come Marx, Weber e Zombard. Se insisto sull'invisibilità in sull come un attributo minaccioso proiettato sugli ebrei è anche per una deliberata provocazione linguistica. Accostare la parola invisibilità a quella di mercato porta subito a pensare alla mano invisibile di Adam Smith. Se ci rivolgiamo a Google Engram, pur sapendo quando ovviamente approssimativi e pronunciati versi distorti, siano questi strumenti possiamo visualizzare quello che gli specialisti di Adam Smith fanno scrivendo da decenni ma che ancora non è divenuto sapere comune ovvero che la mano invisibile non è una metafora chiave del pensiero di Smith e eh, anche per questo, eh, anche questo spiego la lentezza con cui venne imponendosi nel eh, vocabolario successivo solo a metà degli anni 50, in parte anche grazie al più famoso manuale di economia, eh, almeno nel mondo anglofono del dopoguerra, che tramutò la mano invisibile in un sinonimo di mercato perfettamente concorrenziale, anche se Paul Samuelson non credeva all'esistenza di un tale mercato. E poi con eh, il trionfo delle eh, politiche Liberiste degli anni eh, 80 e 90, questa espressione la mano invisib invisibile è divenuta colloquiale e non solo un'arma politica della destra, anche se pare che da questo grafico, dopo la recessione del 2008, abbia iniziato anche lei ad entrare in crisi. In realtà, eh, già prima di Adam Smith, molti pensatori e amministratori avevano riconosciuto i vantaggi. Di una, una liberalizzazione almeno parziale dei mercati, ma come poi Smith stesso si erano anche interrogati sul bisogno di scongiurare le conseguenze, le conseguenze deleterie della liberalizzazione, ammettendo che un tale processo andava non solo orchestrato a suono di norme e decreti, ma anche guidato da valori e comportamenti condivisi. Di fronte alla Fragilità dell'apparato normativo e delle infrastrutture tecnologiche del periodo preindustriale, la questione dell'autogoverno della Repubblica Internazionale del denaro era all'ordine del giorno e anzi assumeva un rilievo enorme. E quella stessa fragilità normativa e tecnologica ci aiuta a capire perché logori stereotipi antisemiti mantenessero la loro attrattiva nell'equilibrismo richiesto dai tentativi di separare quel che di buono il mercato aveva da offrire dai suoi lati più oscuri. Prima, e non solo prima della mano invisibile, in un mondo lacerato da lotte religiose e confessionali, fu la temuta invisibilità degli ebrei a fungere da metafora prediletta per esprimere i timori più profondi ma anche più impalpabili riguardo all'espansione dell'età mercantile. La leggenda che poneva gli ebrei dell'età medievale all'origine della finanza europea mostra come l'intensificarsi dei rapporti creditizi tra estranei fu accompagnato da una costante preoccupazione per gli effetti che questo allarga allargarsi della sfera del mercato aveva sulle gerarchie giuridiche e simboliche e dunque sulle categorie di inclusione ed esclusione sociali. Non possiamo dunque dimenticare che l'idea secondo cui gli scambi di mercato funzionano meglio, quando sono anonimi e impersonali. Non solo rimane un ideale irrealizzato e irrealizzabile, ma è anche un'idea recente, alle cui spalle stanno secoli di riflessione sul rapporto tra mercato e gerarchie sociali. La leggenda che ho voluto sviscerare rappresenta un capitolo importante e ingiustamente dimenticato di questi dibattiti che hanno contribuito a definire nulla di meno che la civiltà occidentale. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille alla professoressa Trivellato per questa bella e chiara esposizione che prendo spunto dal suo libro ha, ha toccato in realtà temi, come di fatto il libro anche fa, temi eh, che penso in, possano interessare eh, eh, specialisti di diverse aree eh, cronologiche e tematiche. Vedo che già dalla la chat comincia a fremere. Eh, quindi ehm, anche se anch io ho delle domande, comunque lascerò prima eh, lo spazio al pubblico. Eh, interessante quest'ultima riflessione che Francesca Trivellato ci ha fatto sull'idea recente del mercato che si autoregola, che eh, a me fa pensare molto a Carpolani e al suo indimenticabile bestseller, seller, no? eh, capolavoro la, la grande trasformazione. Bene, eh, passerei alle domande del pubblico, siccome abbiamo una mezz'oretta ancora. Ehm, Simon Levis Sullam si è prenotato. Ho visto che c'è anche Marco Cavarzere che ha alzato la mano forse prima di me. No, Marco Cavarzere applaudiva. <ride> ah, ok. Allora, intanto Prego. ringrazio e saluto Francesca Trivellato. Mi sembra di essere tornati per alcuni dei presenti ai seminari che Giovanni Levi organizzava a... Dipartimento di studi storici sulla storia degli ebrei in Europa, ma sono passati molti anni e eh, avremo anche altre occasioni con Francesca. Ma visto che c'è un seminario italiano, è l'occasione di un confronto. Eh, in un lavoro che ho fatto su Osman Bey, eh, Gli ebrei e la conquista del mondo, un testo che è stato indicato come una delle fonti dei protocolli dei savi anziani di Sion, eh, eh, ho trovato che eh, c'è un riferimento a the, the principle of self-interest di, uh, di Adam Smith, nella ricchezza delle nazioni, eh, che fa parte delle teorie pseudo-economiche che questo antisemita, eh, che ha una biografia articolata e complicata, pubblica nel 1873 e, e il suo testo poi è stato da tempo indicato come una delle fonti dei protocolli assieme al dialogo agli inferni tra eh, Machiavelli e Montesquieu. E, quello che volevo dire è che, eh, d'altra parte, eh, ehm, eh, c'è un uso da parte di questo Osman Bey anche dell'espressione «la mano invisibile», che eh, eh, in chiave già cospirazionista, eh, che eh, Bey non eredita da eh, Adam Smith, perché lì, come ricordava Francesca, nella ricchezza delle nazioni mi pare due citazioni della formula, eh, bensì, eh, a mio avviso, forse lo ha trovato nell'opera di questo storico dell'antichità, cioè dell'età antica, Charles, Ro Charles Rollin, eh, che usa l'espressione mano invisibile eh, anche eh, ripetutamente nella sua opera e che Osman Bey aveva letto eh, nella sua infanzia. Non mi pare che Rollen la riferisse agli ebrei. E Quindi eh, volevo solo indicare, non, non so se Francesca ha dei commenti in proposito, il fatto che questa espressione, la mano invisibile, poteva arrivare eh, anche non direttamente da Adam Smith, che non la usa particolarmente, alla fine dell'Ottocento, poteva avere anche altre fonti tra cui questo Rollen eh, che poi ha una sua storia americana, insomma, eh, non entro nel merito di questo Rollen, ma eh, ringraziando Francesca di questa eh, eh, affascinante e complessa genealogia di questi termini, eh, volevo così offrire degli spunti per chiederle se ritiene che il quadro possa essere ulteriormente complicato perché la circolazione di questa espressione che poi ha avuto una una cospirazionista può venire anche da altri percorsi. Uh, grazie Simon. Um, uh, sì, um, Emma Rochild nel suo libro Economic Sentiment uh, um, ha delle pagine in cui uh, um, illustra molto bene um, Adam Smith usa l'espressione mano invisibile tre volte in tutte le sue opere con tre significati diversi, uno tra l'altro ironico. E uno lei lo usa, in, fa un parallelo, addirittura con Macbeth. Um, quindi non, um, proprio non è un, 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 una metafora perno nel pensiero di Smith. Poi nell'Ottocento c'è questa, questa, per gli studiosi di Smith, si crea questa divaricazione, no? Cioè, Uh, the Wealth of Nations and The Moral Sentiments ven vengono letti come due testi separati e, e ci vuole molto tempo. Solo alla, nel, nel secondo <coughs> dopoguerra i due testi vengono come, come fanno oggi gli specialisti, letti insieme. E non, e non um, ed, è, ed, è, ed è lenta, questa que cioè c'è cioè questo forte divario. Senza entrare nei. C'è questo forte divario mh, che penso forse sia interessante più per, per alcuni dibattiti che no, oggi, più in generale su come si parla del ruolo delle, degli umanisti nel, nel dibattito culturale, no? Um, c'è spazio per gli studi accademici nel dibattito culturale. Ecco, Adam Smith è interessante perché la versione, la, la versione accademica, la specializzazione, diciamo giornalistica di Adam Smith. Uh, per cui, qual è, uh, qual è il ruolo della ricerca accademica e come si fa a. A, a riallacciare uh, la ricerca accademica a una divulgazione di, di alto livello. Che significato ha che, che, che ci siano questi due, queste due, questi due registri, no? Queste sono delle considerazioni che ovviamente trascendono però che, che penso abbiano, abbiano sempre valore in, in questi momenti. Um, non conoscevo, grazie Simon, sì, ma magari mi mandi un PDF con il tuo saggio. <ride> uh, non conoscevo questo, questo antichista, uh, questa mano invisibile, cioè la mano invisibile complottista sì, uh, ma, ma una mano invisibile non di Adam Smith non la conoscevo, quindi mi fai, mi fai un piacere se me lo mandi. Grazie per la... Per la sollecitazione. Bene, grazie. Adesso abbiamo Carlo Fumian. Grazie, beh, grazie di cuore, a Francesca Trivellato. Splendida relazione, la, me la sono proprio condotta <ride> con grande piacere. Eh, volevo chiederti una cosa. Eh, tu hai, mi è piaciuto molto quell'accenno che hai fatto al, al, al telegrafo, e effettivamente è una cesura che cambia il mondo, insomma, il, il, quando viene inaugurata l'età della simultaneità e le informazioni viaggiano a una velocità impensabile per gli uomini e le merci. E, e quindi effettivamente esiste un, un mondo prima e un mondo dopo, però nel frattempo si affilano le armi. Del, del, de, della modernità dei commerci e appunto alcuni di questi processi riguardano proprio eh, la finanza eh, tu che ti sei occupata in modo così magistrale di lettere di cambio eccetera eh, quando vedi eh, l, lo sviluppo eh, di forme contrattuali eh, moderne sofisticate che tra l'altro appunto nell'Ottocento poi esploderanno in area euroatlantica eh, a metà 800, ma mi, mi dicono che in realtà in Giappone già a metà 700 circolavano i contratti futures per il, 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 commercio, il commercio delle merci. Mi occupo soprattutto di grano e quindi può darsi che quella sia una merce un po' particolare. Ma appunto il, 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 i primi contratti futures che conosciamo sono degli anni tardi, anni 40. Nel, nel Board of Trade di, di Chicago, eh, ma io non credo che vengano fuori dal nulla, cioè, mi immagino che nel, 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 eh, in anzian regime, in età moderna, eh, eh, esistessero degli strumenti in qualche modo. Tu ne hai contezza, potresti, eh, mi sbaglio, o, o, o c'erano appunto questi, questo genere di contratti? Sì, c'erano assolutamente, soprattutto sono molto studiati dai colleghi che studiano la borsa, la borsa di Amsterdam. La prima, la prima crisi, per esempio, è la prima volta che parlo in italiano di questa ricerca sembra di essere un analfabeta nella mia lingua uh, materna. Ma i, i, la prima crisi azionaria del mercato di Amsterdam nel 1637 era per i semi di tulipano. Oh, certo, la crisi, però, però i contratti futures, cioè le, le option, sono. So, so, sono una cosa ben diversa perché tu eh, gestisci, gestisci derrate che vengono trasformate. Sì, sì, comunque, ci sono, sì comunque ci sono i futures su, su, su molti altri prodotti, anche, comunque anche su, su molti altri prodotti. Sulla piazza di Amsterdam sono tra i più. ci sono i lavori di, di, di vari studiosi e dove, dove vengono più utilizzati. Ovviamente in forma un po' più cioè, diversa da quelli odierni, di, di ma se, 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 se sei alla ricerca di come dire, precursori. Sì, di un qualche, una qualche forma di mercato organizzato dei contratti futures eh, di, 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 di impianto moderno, ecco, insomma, mm -hmm. che, 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 che però non, mm. non, 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 non siano quelli appunto del, del Board of Trade di Chicago o della osaka eh sì. del riso ecco insomma perché sì, andrei ad amsterdam nel 600 perché la cosa interessante poi è il legame con le commodities non solo con, con, con delle merci qualunque insomma uh -huh. ma... amsterdam 600 grazie mille uh -huh. uh, uh, mi grazie allora abbiamo prenotato marina caffiero prego sì, grazie eh, grazie soprattutto a Francesca per questo come al solito bellissimo eh, bellissimo racconto seminario critico in cui mh, direi che mi ha sollecitato molto la parte metodologica iniziale e eh, sulla necessità eh, di eh, del dialogo fra la storia economica sociale e la storia delle idee che direi che poi è la parte che mi interessa di più mm. Essendo non esperta di storia economica, ma forse un pochino di più. Uh, di storia uh, delle idee e mi pare giustissimo l'insistenza sul tema del credito come fondamentale per poter operare questa connessione. Del resto, ehm, se pensiamo, non so, anche ai lavori di Todeschini, sappiamo quanto i suoi lavori sul credito abbiano mescolato i due piani, soprattutto anche su in base linguistica credito. Eh, fa riferimento a credere, fi la fiducia, lo, lo dicono anche oggi, eh, non so con quanta buona fede è eh, la base del mercato, la fiducia viene da Fidesz, quindi questo elemento eh, mi pare estremamente importante e mi pare importante far vedere che non, non sia finito col medioevo, ma sia continuato per molto e molto tempo, per tutta l'età moderna, sicuramente fino ad arrivare... Eh, insomma più vicina a noi. Io stessa ne ho trovati degli esempi per quanto riguarda eh, gli ebrei. E quindi questa impostazione metodologica mi piace molto. E, avrei eh, una osservazione, una domanda. Mi ha colpito il pezzo che tu citavi eh, di Bernardo eh, D'Avanzati del 1582. Eh, in cui spiega la differenza fra lettera di cambio e questa ehm, e questa. Eh, lettera secca, insomma, anche se mh, ho, insomma, i termini non mi sono ehm, eh, chiarissimi, però è molto chiaro quando lui spiega che eh, la differenza tra la lettera di cambio, in tutta, insomma, è praticamente positiva, è questo elemento dello, del scorrimento del denaro, e fa il paragone fra il sangue e il denaro. Quindi questo sarebbe un elemento positivo. Ora, però, il collegamento fra sangue e denaro è sempre stato uno degli stereotipi antisemiti più forti. Quindi mi piaceva come dire, vedere come lui eh, inserisce questa, mh, questa contrapposizione eh, fra lettera di cambio positiva perché fa scorrere il denaro. Tra l'altro, eh, sono anche parti mh, che un secolo dopo. Eh, no, eh, meno di un secolo dopo, qualche decennio dopo, eh, Shakespeare eh, riprende nel Mercante di Venezia quando parla proprio di come eh, si moltiplica il denaro, che è una parte che quasi nessuno cita perché non è il solito bellissimo monologo, ma è tutt'altra cosa, proprio di trattato economico. E, e quindi come eh, lui eh, articoli questa differenza tra la lettera di cambio positiva, denaro che scorre, e eh, una, eh, il cambio secco, inutile, eh, pericoloso, che a quello che ho capito lui attribuisce agli ebrei. Quindi volevo se, sapere se eh, ho capito bene o se tu potevi chiarire. L'altro punto che eh, mh, mi piacerebbe chiarire bene. dal concetto di invisibilità degli ebrei vorrei capire un po' meglio eh, il nesso, eh, le modalità del nesso ehm, che tu istituisci, che in, in parte mi convince, l'invisibilità degli ebrei è un tema eh, fortissimo soprattutto per quanto riguarda Marrani e nuovi cristiani e peraltro il negoziante a cui si fa riferimento in, un, in questi trattati sono proprio Marrani, quindi il tema della dissimulazione ma anche il tema terribile dell'emancipazione che non, non importa affatto ma come si passa da questa invisibilità, eh, che è percepita dal cristiano eh, come elemento negativo, perché se non sei in grado di eh, scorgere l'ebreo, perlomeno fai difficoltà per eh, ritrovarlo, e eh, la teoria economica della mano invisibile, in cui diciamo il libero mercato è autoregolato. E, e, e diciamo una visione eh, sostanzialmente positiva. Ecco, questo punto del passaggio fra il concetto di visibilità degli ebrei e la mano invisibile io ti chiederei se puoi eh, approfondirlo meglio. Grazie. Uh, no, grazie a te. Sono due chiaramente, chiarimenti <coughs> importanti. Forse mi sono. Uh, ho fatto. Sono stata forse un po' eccessivamente uh, frettolosa. Um, D'Avanzati non parla mai di ebrei, gli scrittori italiani. Um, sapevano troppe cose sulle lettere di cambio per uh, attribuirne l'invenzione agli ebrei. Um, da avanzati usa questa metafora corporea perché si iniziavano uh, ancora non c'era una, una conoscenza fisiologica precisa della circolazione del sangue, però eh, si sapeva un, po un pochino. Eh, usa questa metafora per cioè eh, per eh, rendere più concreta eh, la distinzione fatta eh, dai teologi morali più tra virgolette progressisti che invece di condannare tutte le lettere di cambio eh, accettavano le lettere di cambio, ritenevano lecite le lettere di cambio che uh, venivano utilizzate per la circolazione del denaro, che mettevano denaro nel commercio delle merci, uh, attraverso dal punto di vista teologico, uh, attraverso l'escamotage di uh, descriverle come un, contra un contratto di uh, Acquisto e vendita eh, invece che di un contratto di prestito, mentre eh, eh, sottoscriveva la teoria dei, dei teologi morali che descrivevano tutte eh, quelle forme di eh, lettere di cambio che eh, celavano dietro a dei finti a delle finte conversioni monetarie dei prestiti, eh, quindi. Eh, dal punto di vista, cioè nel testo di D'Avanzati non c'è alcuna illusione agli ebrei, però eh, Marina ha assolutamente ragione nel <ride> suggerire che eh, nel, nel pensiero cristiano c'è una fortissima assonanza eh, tra ebrei e sangue, soprattutto tra ebrei e eh, omicidio rituale. Ed è lì ora non mi soffermo, ma eh, nel libro eh, è lì che uh, si inserisce Villani, in quanto uh, tra le altre cose, in Villani si ritrova la formulazione, tra le altre cose, si ritrova la formulazione uh, del miracolo della um, di un miracolo dell'ostia dell consacrata, in teoria avvenuto a Parigi nel 1250, che uno miracoli che la Chiesa cattolica utilizzava uh, per uh, inculcare la dottrina della transostanziazione tra i suoi fedeli e che è un miracolo legato all'idea all di omicidio rituale da parte degli ebrei. Uh, quindi c'è, uh, a mio modo di vedere, una forte assonanza tra, um, tra questa leggenda e una conoscenza da parte dei lettori. Della, della connessione tra ebrei e omicidio rituale, e in una delle molte, moltissime versioni di questa leggenda che ho ritrovato, solo in una versione di fine Seicento, scusate, una versione settecentesca che eh, situa la leggenda a fine Seicento, nella regione dell'Alsazia e della Lorena, dove gli ebrei erano particolarmente vessati, lì. In quella versione settecentesca c'è una connessione esplicita tra la leggenda e un omicidio rituale del 1690. Quindi eh, l'assonanza non è proprio solo e unicamente uh, così suggerita da me, ma c'è anche una uh, almeno un aggancio testuale. Uh, quindi, quello che tu hai intuito, Marina, effettivamente è una serie di uh, gli agganci intertestuali eh, molto importanti. Uh, Invisibilità degli ebrei e mani invisibili è un contrasto uh, che suggerisco io uh, apposta, nel senso che uh, voglio costruire uh, questo contrasto, nel senso che uh, come dimostra così in modo un po' facile, ma pur sempre efficace, il Google Engram, ehm, fino alla metà del XX secolo si parlava molto di più di lettere di cambio che non di mano invisibile. Mano invisibile è una metafora recente, fino al dopoguerra, fino al dopo il secondo dopoguerra. Dopo guerra la mano invisibile non era una metafora che facesse parte del vocabolario economico occidentale, non era un parte del linguaggio comune. Mentre il timore degli, della presunta invisibilità minacciosa degli ebrei era molto più diffuso come idea. Quindi è questo contrasto è per... Che, che, che voglio costruire per denaturalizzare la presunta. Uh, l'idea che la storia del pensiero economico ruoti intorno alla mano invisibile, e, e per far uh, uno sforzo, ovviamente, <ride> i lettori giudicheranno del libro, è quello di. Uh, cercare quanto più possibile di ricostruire quello che eh, a mio modo di vedere erano i riferimenti culturali e intellettuali con i quali i lettori all'epoca decifravano i riferimenti di queste narrazioni importanti. Che noi oggi giudichiamo implausibili. Uh, la mano invisibile non era uno di questi riferimenti. È un riferimento uh, nostro odierno che non esisteva allora. Um, quindi è proprio un tentativo di, di slittamento concettuale e, uh, e cronologico uh, di, 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 di rendere di rendere questo anacronismo che è ana la mano invisibile, di, renderlo, uh, uh, di renderci uh, così più, più, più coscienti del, di quanto sia anacronistico, uh, rendere la mano invisibile un perno della storia del, del pensiero economico, come in questo, uh, appoggiandomi sugli specialisti di Smith che l'hanno ri ripetuto in, da molto tempo, insomma. E, e rendere a, a mia volta l'invisibilità degli ebrei, che è un concetto che molti di voi nel pubblico, studiosi uh, della storia ebraica, della storia della controriforma, della storia dei marrani, uh, portare questi concetti nel cuore della storia del pensiero economico dove non, uh, non, non sono mai arrivati. Grazie. Grazie a te per le richieste di chiarificazione, di chiarimento. Bene, grazie. Dunque in chat adesso non vedo altre... C'è una segnalazione di Simon Levis-Sullam, che però è relativa al suo intervento di poco fa. Um... Elena, alzi la mano, ti prenoti in chat? Sì. <ride> Vai, prego. <ride> grazie mille eh, dell'intervento io ho una curiosità non sono assolutamente un'esperta della, della materia ma volevo sapere se e in che modo anche il mondo ebraico reagì a questa eh, leggenda andò in qualche modo a eh, utilizzarla per, per scopi insomma, eh, interessati grazie um, questa è una domanda cui, verso la quale ero ovviamente curiosissima la prima um, ho cercato di uh, affrontarla in due modi. Una uh, cercando di decifrare un certo silenzio, e l'altra più esplicita. Allora, il silenzio: nel senso che ci sono alcuni testi scritti importanti della metà del Seicento. In cui uh, un paio di autori, uh, il rabbino veneziano Simone Luzzatto, il rabbino di Amsterdam uh, Menasse ben Israel, che uh, fa una, un importante trattato, una petizione cosiddetta ad Orwell, uh, a, per, uh, a Cromwell, <ride> per uh, la riammissione degli ebrei a. Um, in Inghilterra entrambi eh, scrivono quella che viene descritta spesso come una, una, una letteratura di apologia eh, economica degli ebrei, cioè spiegano le motivazioni per cui il contributo economico eh, ebraico eh, sia eh, una motivazione importante per la loro eh, riammissione a... Uh, in Inghilterra e per, uh, nel caso di, di Venezia Duzzato scrive per evitare uh, una possibile uh, imminente espulsione uh, che il Senato veneziano uh, <coughs> si apprestava a ordinare. E in entrambi i casi nessuno dei due uh, cita questa, questo racconto. E eh, ovviamente interpretare il silenzio è molto complicato, un po' arrogante. Uh, però uh, siccome mh, ci sono a quel punto diverse cose. Uh, Possono esserci, poi si vedrà, insomma, alla fine del Settecento e nell'Ottocento, questi due testi sono della metà del Seicento. Molto più avanti si, si sviluppano, diciamo, due interpretazioni ebraiche. Una uh, che vede questa, questa narrazione um, con dei toni antigiudaici, antisemiti, e l'altra che se ne appropria invece in toni eroici, no? uh, sulla scia della delle contribuzioni degli ebrei alla storia con fierezza. Uh, di sicuro a metà del Seicento non ci sono le premesse uh, per questa appropriazione, tra virgolette, positiva. Um, quindi, quindi non c'è un, un testo di metà Seicento che, che elenca tra i contributi che eh, Luzzato e Menasse Ben Israel elencano le autorità secolari per, per uh, <coughs> favorire la, la, la riammissione o la protezione degli ebrei, non dicono, ah, tra l'altro noi vi abbiamo regalato le lettere di cambio, dovete esserci grati, eccetera, eccetera. Um, la prima versione a stampa, di uh, un autore uh, ebreo che ho trovato della leggenda è del padre di Disraeli uh, in, in, in un romanzo ed è un'appropriazione abbastanza positiva no? in chiave quindi è della, della, degli ultimi anni del Settecento in Inghilterra appunto da, da luogo a quella che verrà poi uh, quest'altra vena ottocentesca di, di contributo alla civiltà ebraica, ma le due, le due, le due vene sono non si incrociano per, per lo più e, e coesi coesistono nel, nell'Ottocento e ci sono autori ebraici dei de, de, de due tipi. Bene, grazie. Ci avviamo verso la fine del nostro seminario, eh, che idealmente vorremmo contenere nell'ora e mezza. Eh, naturalmente possiamo anche sforare di qualche minuto se ci sono altre domande da parte del pubblico. Eh, se no, a questo punto ne farei un'ultima io per concludere. Eh, e una, mh, a metà tra una domanda e una richiesta di, di precisazione, eh, Francesca Trivellato ha parlato di questo, di questo suo argomento di studio e mi è perfettamente chiaro la traiettoria eh, nella quale si vuole inserire nel confronto con la storia del pensiero economico come di una leggenda. Le volevo chiedere di mh, spiegare un po' meglio che, perché ha usato questo termine, leggenda e non eh, mito. Falsa notizia, mh, falsa idea, o potremmo moltiplicarli. E, mh, 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 e da, questa, da questa richiesta di precisazione faccio la domanda. Uh, Chiamiamo le leggende miti, come vogliamo stereotipi anti-ebraici. Nel dialogo con Marina Caffiero ne, ne è venuto fuori uno importante come quello dell'omicidio rituale, ma tradizionalmente nel corso del Medioevo e dell'età moderna le accuse agli ebrei eh, riguardavano appunto sacrifici rituali, mh, avvelenamento di pozzi. Come mi sembra dimostrare l'invenzione secentesca di questa leggenda, odiceria eh, sulla lettera di cambio, mh, prima di allora non aveva mai toccato eh, la sfera dell'economia, dic diciamo non aveva mai toccato la comunità ebraica come nell'arsenale diciamo, delle accuse rivolte contro di loro. E, 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 mh, io sono un ottocentista e in realtà nell'Ottocento questo arsenale, il rapporto con l'economia, basta pensare alle accuse ai Rothschild, eh, invece è preminente, e, e anche il rapporto con la speculazione. Eh, mh, si parlava prima di mano invisibile come di un um, leitmotiv che viene fuori soltanto molto recentemente: un neologismo che è nato nel Settecento e che poi viene ital italianizzato credo all'inizio del XIX secolo, è quello di agiotaggio. Agioteur, no? e, e gli ebrei cominceranno a essere indicati come agioteur proprio nel periodo della rivoluzione francese. Ecco, volevo chiederle mh, questa leggenda, dopo aver chiarito cosa vuol dire, leggenda eh, come si innesta non solo nei, nei confronti dell'omicidio rituale, ma nei, nei confronti di, anche di quello che verrà dopo, cioè nell'evoluzione delle accuse contro gli ebrei eh, nell'Ottocento, ecco riguardo al mondo dell'economia. Grazie. Uh, no, grazie a lei. Um, allora, ho scelto la parola leggenda um, invece di mito. per beh, Leggenda per, perché a un certo punto mi sono resa conto del, 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 della corposità di questo. Non era solo un racconto episodico, no? Cioè una, volta, una volta che ho mi sono resa conto della, di, quanto, di quanto era diffuso, uh, di quanto era persistente nel, nel tempo, a un certo punto mi sono fermata all'Ottocento, questa storia è veramente ovunque. Um, e leggenda invece che mito perché anche se le leggende tendono, oh, um, secondo gli storici della letteratura, ad avere come protagonisti degli individui piuttosto che dei popoli come in questo caso però eh, le leggende hanno come hanno una collocazione eh, più o meno precisa però una, una collocazione storica ed umana mentre i miti tengono ad avere una collocazione divina provvidenziale quindi la scelta tra mito e leggenda um, è dovuta a quello um, la, la seconda parte della sua domanda è molto importante e, e credo che abbia a che fare fondamentalmente con, uh, con uh, quello che è una, una, un tema fondamentale per, uh, per la storia di, di tutti, per, per, per come si affronta la dal punto di vista storico, poi ci sono degli altri, ovviamente degli altri approcci, eh, tutta, tutte le storie di tutti i pregiudizi, in particolare dell'antisemitismo, c'è cioè, eh, la tensione tra la persistenza e il mutamento, eh, perché la, questa è la, 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 straordinaria, la straordinaria capacità del pregiudizio di essere... Da, da, da un certo punto di vista permanente e dall'altro mutevole, no? E queste, questo due, questa, 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 questa polivalenza, questo, questo simbolo, questa simultaneità che, che lo rende così perversamente efficace. E, e ci sono alcuni, alcuni studiosi che, che vedono in tutti questi, in questi mutamenti del, dei pregiudizi antisemiti, per esempio, nella cultura cristiana, delle, delle, delle piccole mutazioni di un, di un lungo persistere. E, e dall'altro uh, uh, ci sono delle, de, de, degli altri studiosi che, li, che vedono delle manifestazioni più contestualizzate. E le due cose non sono secondo me in fondamentale contrasto però ci sono certamente delle, delle, delle enfasi diverse e um, per quello che vorrei sottolineare in questo caso in risposta alla sua importante domanda cioè questa leggenda, questa che chiamo leggenda è, eh, non poteva nascere nel medioevo cioè è una leggenda che nasce a metà 600 e che si colloca nel medioevo però è una leggenda che dà voce a delle anzi per usare una parola piuttosto abusata tipicamente di metà 600 che hanno a che fare con il livello di finanziarizzazione che avevano raggiunto questi strumenti di credito e, come ho cercato di spiegare un po' velocemente, le trasformazioni giuridiche e sociali delle gerarchie eh, di antico regime, che sono tipicamente seicentesche, e una certa immagine del Medioevo, un'immagine del Medioevo come un'epoca in cui gli ebrei e i cristiani erano separati. In queste, mi sono soffermata a lungo, ma in queste sette pagine, per esempio, Clerac dice che ah, nel Medioevo gli ebrei erano almeno, dice, esempio, i cristiani, eh, eh, si, i banchieri corrotti, si mischiavano con tutti, invece, gli ebrei almeno erano separati. Una volta i, quelli che avevano la bancarotta dovevano girare con dei simboli, eh, dovevano portare un cappello verde, così come gli ebrei e le prostitute. Cioè c'è un'immagine che la, la, la società sta diventando una società in cui <coughs> non, non ci sono più distinguo. Ora il medioevo, gli specialisti del Medioevo ci dicono che quel Medioevo pieno di distingui. Non era così, però effettivamente in confronto al Seicento era una società più segregata, sia per gli ebrei che per gli altri. Quindi uh, uh, questa leggenda è, cioè le forme, eh, c'è cioè, cioè, un archivio di. di, 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 di Antisemiti, di, 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 di stereotipi antisemiti, che comunque viene rimodellato fortemente, così come poi succede nel suo periodo nell'Ottocento, no? in diversi contesti. Bene, grazie. Um, una chat. Ancora Simon Levis Sulam. Um, fa un, una precisazione eh, sulla supposta continuità dell'antigiudaismo. Fa un commento sull'antigiudaismo di David Nierenberg, ma eh, non è una domanda. Appunto, mi sembra a Francesca Trivellato. va bene Pubblichiamo un forum su, sul volume di antigiudaismo. In in il giornale appunto su questo tema che anch'io e altri colleghi scriviamo proprio su questo tema che Simon ha, ha messo in luce perché è un problema complicato. Sì, ci ho scritto anche io una lunga discussione sulla rivista di storia del cristianesimo. Se vuoi te la mando. La mando anche a Simon. Bene, grazie. Eh, allora, eh, non ci sono altre domande, quindi eh, siamo arrivati alle 18.40. Allora, a questo grazie. punto ringrazio tutti eh, di aver partecipato eh, a questo nostro secondo incontro. Ringrazio moltissimo Francesca Trivellato di essere stata oggi con noi eh, per la sua lezione e per aver voluto rispondere alle nostre domande. Ricordo a tutti che... Eh, eh, il nostro ciclo prosegue dei, dei lunedì della storia culturale, lunedì 24 maggio, sempre alle 17, con Jean Chapoutot su eh, Nazisme e Modernité. Il seminario sarà coordinato da Elena Bacchin. E quindi vi do appuntamento a chi volesse eh, partecipare eh, fra due settimane al nostro ciclo. E ringrazio ancora tantissimo. Oltre a tutti voi, la professoressa Trivellato, per essere stata con noi. Molte grazie. Grazie a voi. Grazie. Saluti, Saluti a tutti. A tutti. Grazie.